Che cosa impariamo dai libri che leggiamo? Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Vabbè, sembra una frase scontata di quelle buttate lì. Libri che leggiamo, studiamo, vediamo, pensiamo, ci mancherebbe altro. Sono un appassionato di thriller, di gialli. Li ascolto con Audible quando corro e li leggo. E anche questi hanno qualcosa da dirci sulla società che rappresentano. Di recente ne ho letti e ascoltati quattro che vorrei citare. La cena, La notte più buia dell'anno, Scripta Manent e Così uccidono le brave ragazze. Non mi chiedete gli autori perché non me li ricordo, anche perché tre di questi sono stranieri. Mentre Scripta Manent, bellissimo, ve lo consiglio, scritto da un italiano. Un'italiana per la precisione, se ricordo bene. Gialli belli e intriganti, belle storie, Scripta Manent su tutti a mio parere, molto molto ben scritti anche, ma specchio di una società devastata e devastante, soprattutto quelli nordici, La cena e La notte più buia dell'anno. Così come in quello che sto leggendo adesso, il cui titolo non ricordo, che parla dell'isola di Linden, secondo di una storia bellissima, parla di queste gioventù devastate, gioventù in preda alla droga, da tutti i punti di vista, anche soltanto, vabbè, per arrotondare un po' che faccio? Spaccio? Spaccio anfetamine, erba, di tutto ai miei compagni di scuola? Ma sono minorenne, chi se ne frega, tanto comunque sono soldi. Di adolescenti che ricattano gli adulti sessualmente e cose analoghe. Di haters che odiano per il gusto di odiare, perché non sanno fare altro nella vita, perché ti prendono di mira per una qualche ragione e cominciano a massacrarti, a rovinarti l'esistenza in tutti i modi. Persone che per essere vive devono saper odiare. Famiglie che si sfasciano perché viene meno il principio di fondo, perché in fin dei conti, vabbè, così, una roba che può interessare, ma fino a quando? Poi ci sono cose più importanti e più intriganti. Descrizioni di egoismi cronici, direi quasi congeniti per certi versi, dove alla fine quello che conta è il mio specifico interesse. Ma ci rendiamo conto di questa società descritta nei libri? Perché non è fantascienza, non è invenzione, è quella in cui viviamo tutti i giorni. Ci piace? È così che la vogliamo? È così che la pensiamo per i nostri nipoti, per i nostri figli? È così che la vogliamo come futuro? E se no, che cosa facciamo? Buongiorno, buongiorno e buon caffè.